Buonasera a tutti dal professore di vita, dalla voce di chi non ha voce, da Mister Niki Lista. E sono qui oggi con la mia amica, stavolta l'amica Edera. Ciao Edera, come stai? Quanto tempo che non ci vedevamo, eh? Allora, oggi voglio parlarvi di un tema scottante, perché come sempre ci sono dei luoghi comuni che pochi hanno paura di mettere in discussione. Perché viviamo in un mondo di codardi. Io vi do questa notizia: io sono l'essere umano, io non conosco una persona coraggiosa come me. Questo è un mondo di persone codarde, che penso di essere coraggiose perché, che ne so, c'è una cavalletta la prendono in mano, c'è un leone e dicono: ehi, vieni qua, ti affronto. Quello non è coraggio, quello al massimo è incoscienza o macismo. Io sono coraggioso perché non ho paura di andare contro il pensiero comune, ma non lo faccio per una tendenza al bastian contrarismo, si dice bastian contrarismo. Lo faccio per spirito autenticamente ribelle. Allora, se tu sei maschio, magari sei con, che ne so, tua madre, tua sorella, una fidanzata, è normale che i pesi te li debba portare tu, le buste della spesa. Sei uomo, ma chi l'ha detto? Dipende, nel senso, se per caso la donna in questione è più muscolosa di te, certo, non è che dai tutto a lei, una busta tutti sanno portarla, persino io, che sono debolissimo a livello muscolare, riesco a portare una o due buste, anzi io riesco a portare anche tranquillamente una cassa di 6 bottiglie, certo faccio fatica ma la porto, quindi figuriamoci. Però ci sono molte spese, sì, molte buste della spesa. E la tua ragazza, tua sorella, tua amica è più muscolosa di te, oggettivamente è più forte di te, è giusto che tre buste stia. Ci sono 4 buste, 3 a lei e una a te. Lei è donna. Quindi bisogna essere cavalieri. Perché siete così pappamolle? Così bravi a portare le buste? No, io ho 4. Lei una, lei niente. No, madonna. Mamma mia, quanto mi fanno cazzare, quanto mi fanno vomitare questi uomini, quelli che. Oh, porca puttana! Non stavo pensando a questa cosa, ma mi viene da vomitare. Quegli uomini, no, che fanno finta di essere interessati alla tutela delle donne, no? Perché io sono un vero uomo e le donne le proteggo, no? Allora, no, tu donna non ti azzardare, no, neanche un grammo porti. Ma siete dei vigliacchi, fate cagare. Lo fate soltanto per mostrarvi figli, siete dei pirla. Se io vi vedo, vi sputo a faccia. Se io ho un'amica che mi dice: guarda, c'è quel ragazzo che sono indeciso. Quando andate al supermercato, fate metà le buste. No, tutte lui, non me ne lascia neanche. Lascialo immediatamente. Cioè, è questa finta bontà, non so neanche come chiamarla, che le donne dovrebbero schifare. È una roba riprovevole, indegna, solo forma. Perché voi scambiate la vera bontà con le minchiate. Poi questi qui sono i primi che magari sono verbalmente violenti con voi, se non anche fisicamente, sono bifolchi. Mamma mia. Ma secondo voi Turetta non portava le bombe? Ma portava tutto lui probabilmente. Ma voi non capite proprio un cazzo della vita. Vi devo raccontare un episodio, non era previsto, ma è venuto in mente. Porca puttana, è la stessa cosa, minchia. Devo calmare, perché veramente. Edera, per favore. Ederuccia mia, fatti abbracciare, Ederina. Ederina. Cazzo, mi ha beccato anche una zanzarina. Stop un attimo. Scusate l'interruzione, forse voi non siete d'accordo perché è ripartito subito, ma mi sono dovuto disinfettare le ferite perché mi stanno pungendo le zanzare. Guardate che eroi che sono, eh! Ci sono le zanzare di mezzo e io faccio un video per voi, non so se mi stanno mangiando. Allora, una volta, anni fa, penso 3 anni fa, ero con la mia ragazza, 3 anni fa, credo in un aeroporto, c'era il bar, lei prese un caffè e io. Non mi ricordo, penso una caramella. E in questo bar lei penso abbia preso un caffè, una roba da poco, 1,20 euro, 1,50 euro. Io credo avessi preso una bottiglietta d'acqua e poco più, 1,50 euro, 2 euro anch'io. E ci eravamo accordati che avremmo fatto io il mio e lei il suo. Io con la mia carta avrei pagato il mio, lei con la sua carta avrebbe pagato il suo. Bene. Io vado per pagare con la mia carta la mia bottiglietta d'acqua. Lei
E questo pirla, non era giovane, avrà avuto 60-65 anni, questo pirla, questo troglodita, e si sta guardando questo video, vergognati carissimo troglodita. Praticamente nel momento in cui io sto per pagare, mi dice il prezzo della cosa in questione, non so, 3-4, io dico no, io so, per me è soltanto l'acqua e non so cosa vuoi, delle caramelle, il caffè lei. Lui guarda stranito, ah, il caffè da sola se lo paga? Sì, so pagare solo il caffè. E pago quello che devo pagare. Già mi ha fatto una faccia che mi aveva schifato. Forse lei non se ne era neanche accorta in realtà, però mi ha fatto guardando il mercato. A un certo punto lei sta per pagare con la sua carta, il suo caffè. Arriva lui, lo stesso barista, gli fa: no, il caffè te lo offro io. Ma guardando me, glielo dice guardando me come dirmi. Ma ti permetti di trattare una povera ragazza così e non pagarle il caffettino? È una cosa che non posso tollerare. È una violenza che sta subendo lei che io non posso accettare. È come se vedessi una donna picchiata, io devo intervenire, il caffè glielo pago io. Ma un gesto di una volgarità, di uno schifo. Io, un uomo del genere, lo metterei in carcere per un giorno, simbolicamente, un giorno solo. Ma perché veramente sei stupido? Perché, ma non per il gesto in sé, ma per il pensare che quello sia un gesto bello. E il mio di pagare la mia metà e lei la sua parte fosse una cosa sbagliata. Lui che ne sa dell'accordo che ci eravamo dati? Magari io non mi ricordo minimamente cos'era accaduto quel giorno, sono stati 3 anni. Magari io ho detto: guarda, il caffè te lo pago io, e lei magari insiste, capita spesso. Guarda, ti offro io questo, è 1 euro. No, faccio io. E questo mi guarda come se fosse. Ma a parte questo, anche se davvero, anche se non gli avessi proposto. Madonna, ma sono 50 zanzare, quindi niente, è chiaro che, per carità, uno potrebbe dire, vabbè, che episodio. No, è un episodio significativo, perché capisci la mentalità, a parte che non si fa i cazzi suoi, ovviamente, anche quella è una tematica. Pure una Vespa, cioè, due Vespa, è come è stato un nido, mamma mia. Per Pure da me. due che non si fa i cazzi suoi. E in secondo luogo, questa idea, perché poteva essere anche il contrario, perché io mi sono pagato l'acqua e non me l'ha pagata lei con la sua carta. E quella roba lì, ragazzi, qualunque età abbiate, non è avere cura delle donne, non è volere bene alle donne, non è avere rispetto alle donne, essere dei coglioni. Ciao a tutti. Ottimo.